Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto. Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto anche se è inverno e fa freddo di certo. Ma quando è l'ora di andare in vacanza e le automobili sono in partenza, non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino. Ma dopo un giorno che lui si lamenta, passa di lì un maresciallo pompiere. Con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo. Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a Virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca insieme. Virgola, Virgola, con l'orecchio a ventola, non ha niente più del cane di città. Non mangia nespole, fragole, riso con le vongole, ma non è mai stato più felice di così. Virgola, Virgola, con le orecchie sventola, non ha niente più del cane di città. Non mangia nespole, fragole, riso con le vongole, ma non è mai stato più felice di così. Virgola, Virgola, con le orecchie sventola, non ha niente più del cane di città. Non mangia nespole, fragole, riso con le vongole, ma non è mai stato più felice di così. Virgola.